Valerio, un ruolo da protagonista nella prima parte della stagione, nelle ultime giornate invece non hai trovato spazio con continuità. Quanto è importante però il ruolo di chi anche in questo momento, in questo gruppo, non sta giocando sempre? Ma io cerco sempre di dare una mano poi al gruppo, ai più giovani, adesso sono uno anche un po' più esperti, quindi cerco sempre di allenarmi al massimo, quello che posso fare, allenarmi al massimo durante la settimana e poi per mettere un po' in difficoltà il mister, ma in questo momento non c'è poco spazio, spero di averne, ma non è un problema questo. Adesso in questo momento c'è la salvezza, l'obiettivo che è la salvezza, l'obiettivo di far bene al sabato, quindi non è un problema questo. Cercherò di far avere al mister dei problemi più avanti e spero di fare qualche presenza ancora, ci mancherebbe. Il segreto infatti di questa rinnovata regina sembra essere il coinvolgimento totale di tutti gli effettivi. Che clima si respira all'interno dello spogliatoio? Sì, c'è un bel clima anche perché stiamo facendo delle ottime partite, ci sono dei giovani interessanti, ottimi, quindi che stanno facendo anche bene. Dobbiamo continuare così anche perché sabato c'è una partita troppo importante, quindi cerchiamo di allenarci sempre bene in settimana per trovare i frutti al sabato, quindi è delle settimane importanti perché comunque arriviamo da buone partite, quindi a Novara, visto che poi siamo anche vicino a casa mia, vogliamo far bene, torno al nord. Loro hanno cambiato allenatore, un vantaggio o uno svantaggio per noi? Maglietti è un grande allenatore, lui era anche Calori, quindi può essere uno svantaggio, però certo che noi dobbiamo essere pronti a tutto. Aglietti ha chiesto un clima infernale, una bolgia al Piola per sabato, siete pronti? Ma certo, siamo abituati, comunque sabato il clima era quello qua da noi, quindi penso che siamo abituati. Arriviamo alla tua posizione in campo, al nuovo schieramento tattico, quale ruolo credi ti sia più congeniale? Ma in questo momento metto a disposizione il mister, certo che il terzino l'ho fatto in questi primi 6 mesi, poi in fase difensiva devo migliorare sicuramente, però adesso comunque ci sono anche giocatori, sia Nino che sta facendo la grande, poi anche giocatori che stanno in panchina che sono ottimi terzini, quindi l'interno, posso fare l'interno e l'esterno alto, penso, adesso non lo so, certo mi metto a disposizione in questi ruoli, questo sicuramente. Un bilancio della tua esperienza a Reggio e con la regina in questi primi mesi? Ma sicuramente personalmente credo di aver dato tutto, poi non è andata bene perché alla fine contano i punti e i risultati, non sono stati buoni e niente, adesso lavoriamo perché comunque ci sono ancora 4 mesi importanti e posso avere ancora soddisfazioni con questa maglia. Grazie.